Sono Giovanni Panettiere, portavoce di Noi Siamo Chiesa Emilia Romagna. Siamo in compagnia di Giovanni Franzoni, già abate della Basilica di San Paolo fuori le mura. In occasione della presentazione organizzata da Noi Siamo Chiesa Emilia Romagna della riedizione delle Cose Divine, libro di Giovanni Franzoni risalente al termine degli anni 70. Chiediamo all'autore che cosa oggi rimane di questa produzione. Padre Franzoni, che cosa rimane oggi delle cose divine? Qual è il senso di quest'opera per i contemporanei? Il nome è per così dire costruito, in quanto è il titolo di una recensione di Pierpaolo Pasolini sulle omelie pronunciate negli ultimi decenni in cui ero ancora abate di San Paolo durante la messa di mezzogiorno, la messa della comunità. Quindi è praticamente una riedizione di questo libro che fu pubblicato da Mondadori e poi di un altro libro, Il posto della fede. Il punto centrale è la predicazione. La predicazione, che significa oggi parlare del Vangelo, predicare il Vangelo, in un contesto però umano, cioè sempre cercando di confrontare, la parola divina, la parola dei Vangeli, la parola delle Sacre Scritture, confrontandolo con l'oggi, col quotidiano. E sotto un certo profilo c'è una forma diversa di predicazione. È un modo diverso di essere predicatore, in quanto queste omelie venivano preparate in comunità la sera prima, in un confronto anche con i laici, con la gente, per cogliere un po' con lo spessore, la sensibilità, come queste parole, che sono di 2000 anni fa, risuonavano alle orecchie dell'uomo moderno. Sotto un certo profilo già si vede in filigrana l'eliminazione del predicatore, cioè nel proseguo del tempo è la comunità stessa che riflette sulla parola, sul Vangelo, e il predicatore, per così dire, la figura del predicatore gradualmente si attenua. Possiamo dare un giudizio, comunque una valutazione sullo stato della Chiesa italiana oggi rispetto alla Chiesa del tempo delle cose divine? Che cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa in peggio, in meglio? E questo intanto non è facile dirlo perché bisognerebbe andare per ragioni ecclesiali, un conto parlare del Brasile, un conto parlare della Colombia, un conto parlare della Chiesa africana oggi, un conto parlare dell'Europa, un conto parlare del nostro paese, dell'Italia. Quindi in linea di massima come indirizzo istituzionale direi che c'è stato un periodo di interpretazione in cui ci si è molto legati alla lettera dei decreti, delle costituzioni conciliari, dei documenti conciliari e si è dato poco ascolto alle spinte, alle pulsioni che venivano dalla base. Quindi sotto questo profilo siamo sulla posizione arretrata, cioè in nome del Concilio si è praticamente frenato lo spirito del Concilio. Direi che questa ventata di rinnovamento, di ossigenazione negli ambienti ecclesiali si è notevolmente attenuata. Questo non vuol dire però che queste spinte non ci siano ancora, soltanto che sono un poco latenti, un poco in clandestinità, un po' periferiche, sono abbastanza represse dal punto di vista dell'uso che dell'autorità fa la gerarchia ecclesiastica. Abbiamo delle prospettive, a tuo giudizio, comunque di miglioramento? Pensi che a breve qualche cosa si possa muovere oppure abbiamo tinte fosche all'orizzonte? Ci sono due modi di smuovere le questioni. O diciamo perché si ha il coraggio di prendere l'iniziativa e ciò che per così dire bolle in pentola, sta nei bisogni, nelle esigenze, nelle richieste del popolo di Dio, della Chiesa. È indubbio che per esempio l'etica sessuale della Chiesa Cattolica Romana è del tutto non corrispondente agli attuali comportamenti dei cattolici stessi, perfino nemmeno diciamo dei sacerdoti in alcuni casi. E quindi allora avere il coraggio di, per così dire, di affrontare i problemi prima che questi esplodano. Sarebbe molto peggio che invece fossimo trascinati
dagli eventi quando questi esplodono in modo negativo. Faccio un esempio abbastanza, insomma, concreto, il caso Milingo, insomma, quando un vescovo poi di fatto si sposa pubblicamente, ordina altri vescovi, rischia di staccare un pezzo di chiesa africana dalla chiesa cattolica istituzionale e così via, le cose si risolvono ma per trascinamento, cioè facendole esplodere. Sarebbe molto più saggio invece affrontarle sapendo che potrebbero esplodere, quindi prima che esplodano affrontarle con prudenza, con saggezza, con gradualità, però guardando dentro i problemi, non mettendo toppe, come mi sembra che qua e là si stia facendo. Cioè adesso nasce il problema dell'uso del preservativo per l'AIDS, ma sono interventi che sono intanto tardivi e poi sempre semplicemente per riappiccicare questioni limitate, non per affrontare il problema nella sua complessità, quali sono le responsabilità nel comportamento etico del credente, del cristiano nel mondo del 2006. A breve si celebra il congresso delle comunità di base in Italia, a Frascati. Quali sono i problemi sul tavolo della discussione per quella serata? E anche qui, quali sono i giorni futuri, cioè il futuro delle comunità di base in Italia? Le comunità di base hanno proseguito la loro vita nella marginalità e si sono caricate anche di problemi forse più pesanti di quanto le loro spalle potessero portare. Quest'anno si affronta il problema della laicità, cioè come si rispettano le diversità di posizioni culturali o di posizioni religiose in una società come quella italiana, per esempio, in cui si aprono vari fronti. Anzitutto ci sono stati interventi della Chiesa istituzionale sul piano, praticamente sul piano politico, anche sul piano legislativo, che hanno per così dire condizionato i comportamenti elettorali, i comportamenti della gente, li hanno messi un poco sotto controllo, quindi questa sorta di invadenza insomma, ancora non è chiara. Ma si dice ma la Chiesa ha il diritto di la Chiesa gerarchica ha il diritto di esprimersi. Sì, questo è chiaro. Ogni elemento nella Chiesa, anche la base, ha diritto di esprimersi e dovrebbe essere ascoltata. In secondo luogo è vero, però bisogna distinguere i tempi. Sotto le elezioni, per esempio, potrebbe esserci anche il rischio di infrangere le regole della legge elettorale al momento che i vescovi proprio sotto le elezioni si pronunciano in un certo determinato modo e poi questo loro pronunciamento viene spicciolato parrocchia per parrocchia a seconda della discrezione dei sacerdoti, condizionando i comportamenti dei fedeli. Quindi bisogna trovare il giusto limite, questo sarà un argomento del convegno delle comunità di base, come far sì che la Chiesa in tutti i suoi livelli possa esprimere liberamente le sue opinioni sul piano etico e sul piano politico e nello stesso tempo fare in modo che questo non condizioni e non invada il campo della politica, il campo della laicità, che deve essere custodito invece dallo Stato.